La bellezza non può essere interrogata, regna per diritto divino, scrisse Oscar Wilde. Noi oggi tenteremo di interrogarla e di scovarne i segreti. Un'azienda dermocosmetica che è sulla cresta dell'onda da 28 anni, che segreti ha? Penso che non esistano segreti, penso che esista l'impegno, la volontà, la determinazione, la voglia di fare, dei collaboratori validissimi per portare avanti dei progetti, la ricerca e tutto ciò che ne consegue. È l'amore per le donne il segreto di questa azienda? No, penso che non ci siano segreti in amore. Penso che per vendere cosmetici con amore bisogna, come qualunque lavoro, bisogna cercare di fare il massimo, cercare di amare quello che si fa. Le donne sono sicuramente delle cose, delle creature meravigliose alle quali bisogna dedicarsi, e devo dire la verità che Rougy si sta dedicando da ben 28 anni, dunque siamo abbastanza anni che stiamo facendo questo tipo di lavoro. Perché in realtà un uomo ama una donna che si cura? Sicuramente un uomo ama una donna che si cura, come penso che una donna ami un uomo curato, elegante, di conseguenza è una cosa che viene spontanea. La bellezza è una trappola in cui ogni uomo di buon senso sarebbe felice di cadere? Sicuramente. La bellezza in senso lato è una cosa che piace, alle quali le persone non possono farne a meno, ma questo vale per un uomo anche per una donna. Penso che non esistano persone al mondo che non vengano attratte dalla bellezza, di qualunque tipo di bellezza. Stendhal, con il suo concetto di bellezza come promessa di felicità, attribuisce alla bellezza un valore utopico, irraggiungibile. Ne viene che l'imperfezione rappresenta quella normalità in cui è più facile riconoscersi. Qual è il pensiero a tal proposito per chi opera in un settore tanto importante per milioni di donne? Non è una domanda alla quale è facile rispondere. La bellezza, per quanto riguarda una persona come me che cerca di creare bellezza, lo fa perché non vede fondamentalmente dei difetti della donna, ma vorrebbe che mantenerla così com'è, vorrebbe che gli anni non passassero, vorrebbe che la pelle rimanesse sempre morbida e piacente, e dunque cerchiamo di mantenere ciò che di bello ha creato l'universo, cioè che sono le donne, una delle cose in assoluto più belle. Cerchiamo di mantenere come sono, non vogliamo cambiarle, noi non siamo dei chirurghi estetici, noi siamo qua un'azienda e i produttori di cosmetici sono delle persone che cercano di mantenere inalterata nel tempo la donna. E anche in un certo senso aiutarla a volersi più bene? Sicuramente, quando una donna si sente più piacente sicuramente sta meglio con se stessa. Dunque si ama, si vuole bene, quando la mattina mette una crema è un gesto piacevole, è un gesto che gli dà soddisfazione. Che si riflette poi chiaramente in tutta la giornata, perché se la mattina mi metto qualcosa che mi piace, che può essere abbigliamento, una crema, un bel gioiello, una bigiotteria, mi pettino bene, quando esco sicuramente sono più sicura o sicuro in me stesso. Perché c'è bisogno di usare un cosmetico? Beh, noi donne vogliamo sempre apparire belle, curate, perché così ci sentiamo sicure, perché stiamo meglio con noi stesse, stiamo meglio con la società. Per quanto mi riguarda, per il ruolo anche che rivesto nel settore del cosmetico, per me la bellezza sì è importante, però sotto un profilo di sicurezza, di qualità e di efficacia. Perché una donna nella vita ricerca sempre con dedizione le sue creme?
sta nella nostra indole di essere femmine, quelle di voler apparire sempre belle e soprattutto combattere anche i segni dell'invecchiamento. E grazie anche alla scienza, alla tecnologia e al progresso, anche e soprattutto in questo settore, abbiamo la possibilità sicuramente di avere degli ottimi risultati. La ricerca scientifica è la condizione sine qua non per un'azienda dermocosmetica? Beh, la ricerca scientifica è la condizione giustamente quella che ci dà proprio la possibilità di crescere, di progredire e di proporre cose sempre nuove. Perché se pensiamo solamente che solo pochi anni fa non esistevano neanche i filtri solari, non esistevano per esempio i mascara waterproof, oggi grazie appunto alla ricerca, a formulazioni nuove, alla ricerca di attivi, possiamo anche combattere i segni dell'invecchiamento, abbiamo le creme che hanno un effetto contro le rughe, tutte cose che naturalmente ci aiutano ad avere dei buoni risultati e a mantenerci sempre più giovani. Perché una donna nella vita ricerca sempre con dedizione sui prodotti di bellezza? Io credo che inizialmente ognuna di noi ama e ha bisogno di sentirsi curata, di sentirsi gradevole, in primis per se stessa e poi per relazionarsi al meglio con gli altri. Quindi il cosmetico di per sé rappresenta quella coccola, diciamo, quotidiana, iniziale, dove la donna si affida, dove prende quei 5 minuti per sé, per sentirsi credibilmente più graziosa, più presentabile agli altri, proprio meglio con se stessa, è proprio una vera e propria coccola. Dalla crema a poi quello che può essere un discorso make-up finale, però è proprio quel momento proprio per privato che ogni donna desidera avere la mattina. È un tipo di coccola che parte da una semplice detersione, perché anche quella fa parte di, per poi procedere magari a prodotti più seri, con trattamenti, per poi procedere ancora avanti con un make-up. Però ecco, sono dei momenti privati che ogni donna cerca di ritagliarsi per se stessa. Qual è l'esigenza più sentita da una donna in riferimento ad un prodotto dermocosmetico? Beh, diciamo che la ricerca del prodotto cosmetico è innanzitutto ricerca di bellezza, di una bellezza che si veda subito visivamente. C'è la ricerca proprio nella donna di oggi di vedere un cosmetico che dia dei risultati immediati. Risultati immediati che si ottengono oggi grazie all'industria cosmetica che fa passi in avanti, grazie a dei camouflage, li chiamo ottici, ovvero delle particelle che per effetto ottico attengono subito i segni del tempo, oltre che poi chiaramente la donna non gli piace soltanto vedere visivamente il camouflage, camouflage ottico, questo effetto ottico che distende in un tratto le rughe, quindi spopolano questi cosmetici a effetto éclat immediato, illuminanti immediati, ma anche effetti nel tempo. Quindi chiaramente il cosmetico deve garantire sì per la donna che ricerca nel cosmetico un effetto éclat immediato, anche il camouflage ottico, ma anche nel tempo deve garantire chiaramente il mantenimento di elasticità e di giovinezza, quella giovinezza che ahimè col tempo se ne va. Ma veramente una crema può combattere il tempo che passa? Beh, chiaramente io lavoro per un'industria cosmetica e dico assolutamente sì, ma è fondamentale comunque cercare di rallentare l'ahimè, io dico, ineludibile processo di invecchiamento cutaneo, perché comunque andando a garantire, come dicevo poc'anzi, l'idratazione ottimale della pelle sia in superficie sia in profondità, andiamo a mantenere e a preservare intatto nel tempo il nostro capitale di freschezza e giovinezza che si fugge tuttavia. E quindi il cosmetico deve garantire il mantenimento di quelle condizioni sine qua non per quale la pelle diversamente invecchia. Chi vuole essere lieto sia. Io lo dico sempre, noi abbiamo una linea staminali che è fondamentale, proprio io l'ho sempre detta, che chi vuole essere lieto sia di Staminal Veg va certezza, perché è un trattamento a 360 gradi, nel senso che grazie alle eccezionali virtù delle cellule staminali che stimolano processi rinnovatori, riprogramma e riparatori della pelle che ahimè per molteplici fattori invecchia, riprogramma una seconda giovinezza della pelle. Quindi chi vuole essere lieto sia di Staminal
Vegeve è certezza. E a che età cominciare ad usarlo? Bellissima domanda, diciamo che la nostra pelle è un abito prezioso che riveste il nostro corpo e ha bisogno di molte cure, non è una pelle che può andare all'outlet e quindi dobbiamo avere bisogno e curare la nostra bellezza già in età giovanile. Soprattutto questa domanda va scissa a seconda del tipo di pelle, nel senso che una pelle secca è una pelle che presenterà prima i segni del tempo proprio perché mancanza di secrezione sebacea, quindi il sebo proprio trattiene umidità e quindi preserva più dall'invecchiamento, quindi una pelle secca già a 20 anni deve iniziare a utilizzare un cosmetico preventivo antirughe. A differenza di una pelle mista e grassa che ha maggiore secrezione sebacea, deve iniziarlo comunque a utilizzare verso i 25-30 anni, anche perché in coincidenza con questa età inizia il venir meno anche del ricambio cellulare. Il ricambio cellulare che solitamente una pelle giovane avviene verso ogni 28 giorni, una pelle più matura è molto più lento e questo è indice di una perdita di freschezza e vitalità. Quindi per preservare intatto il capitale di bellezza e freschezza della pelle bisogna iniziare per 20 anni per una pelle secca e 25-30 anni per una pelle mista, comunque grassa. Lei ha dedicato quota parte importante dell'ambiente della sua farmacia ai prodotti di bellezza, perché? Beh, perché fondamentalmente quando una persona si vede bella allo specchio la mattina, magari fa 2 o 3 sorrisi, esce per la strada, è ben truccata, ben vestita e ha un bel volto, non dico bello perché è bella lei, ma perché è sicura, un aspetto curato è una cosa estremamente importante. Per cui un benessere fisico poi porta anche un benessere psicofisico, per cui è estremamente importante oggi riuscire a dare alle persone una certa tranquillità e una certa sicurezza in se stessi. Che significato ha per lei come uomo la bellezza? Beh, la bellezza è una cosa estremamente importante perché ci sono dei detti che i primi 3 secondi che una persona conosce un altro individuo restano nella mente, per cui essere in forma, essere perfetti, diciamo, o quantomeno al meglio, è estremamente importante. Non guasta? Assolutamente. Quindi qual è il segreto di un'azienda che si occupa di bellezza per garantire massima qualità dei suoi prodotti? Il segreto di un'azienda che si occupa di bellezza è amare le donne, innanzitutto. Questa è la cosa più piacevole, che è il lavoro più bello che ci possa essere.